Dante, visto che ci hai catapultato in questa zona estiva, di questa bella musica, comunque in estate sappiamo che tutti questi tormentoni arrivano. Tu preferisci più lavorare su queste gene, su, diciamo, su questo genere un po' più latineggiante, oppure hai anche altre tipologie di genere a cui vorresti ispirarti e provare a produrre? Tipo la musica elettronica mi piace un botto. Musica elettronica, Sì, parliamo anche di trance? trance, anche degli anni 90, Oh, e anni 80. allora! A me piace tanto La magia degli anni 90 della dance italiana. sì, bravo. Tipo Gabry Ponti. Ciao Gabri, Gabri ci ascolta spesso. Musica così, a me piace tantissimo. Comunque io amo proprio la musica elettronica. Sì, mi piace tanto il reggaeton perché è il mio E beh, genere, però ovviamente. la musica che amo tanto è l'elettronica. Hai un DJ produttore preferito nel mondo della trance che segui? Sarebbe per il momento adesso nessuno, tipo David Guetta, Tiesto. Tiesto? Tiesto? Eh Sì, beh, Tiesto, sì. Tiesto, ragazzi, è una grande icona del Sì. panorama trance. Io amo sempre il mio produttore house, lo sai che per me è un Vabbè, mito. tutti i cinchini davanti, hai avuto anche la pacca sulle spalle del grande Carl Cox. Carl Cox mi ha dato anche una pacca sulle spalle, cioè questo qua è l'armadio segnante, quindi. No, no, ma veramente mi ha detto: no, ma vai pure avanti tu a suonare, che va bene così. Vabbè. Invece, chi adoro sempre, visto che sono nato e cresciuto con Paul Van Dyke, per me è il mio idolo. Vabbè, tanto di Eh cappello, beh, tanto di ragazzi, pioniere cappello. della musica trance nel mondo. Esatto, quindi andiamo avanti ancora un po' con il chitarrista. Sì, anche perché lui mi penso che in 14 anni ne avrai tante da raccontare. A cosa ti sei ispirato? In quale periodo? Perché hai visto comunque le sonorità sono molto estive. Sì, no, Gira pure il microfono, così almeno ti sentiamo bene. All'inizio perché mi piace tanto il ritmo da ballare, quell'estilo là. Infatti volevo iniziare a fare tipo un po' di freestyle, però mi sono infuocato più con la musica da ballare. Infuocato, mi piace questo. Beh, anche perché diciamo la verità, Sono il latino, il infuocato. reggaeton, la salsa, comunque sono balli dove comunque c'è quel contatto e comunque c'è anche quel trasmettere alle persone un Sensuale, qualcosa. sexy, sexy, proprio sexy. Vero? Eh Però sì. dobbiamo adesso lanciare un altro nostro carissimo amico, perché siamo qua con l'ospite Dante e con la nostra carissima Marika, ma abbiamo anche un personaggio che ci ha inviato un Un mix. personaggio è una personaggio perché Una personaggio. lei si chiama Tiziana Colliva, ieri mi ha Ah, ok. contattato e praticamente dalla loro etichetta, che è la Millville Records, ha Sì. mandato in anteprima il loro ultimo singolo che riguarda Filippin, che è un artista che ad oggi purtroppo non è qui presente con noi perché altrimenti sarebbero stati tre ospiti, ma Tre amici. tre cari amici che avremmo avuto qua, ma lui oggi è ospite in giro per Monaco a presentare il suo nuovo singolo. Quindi ha detto: ragazzi, ve lo voglio mandare in anteprima, così iniziate anche voi a presentarlo. E questo è I Don't Even Care di Filippin, qui su Radio Vigevano nel Party Time in anteprima. Buon ascolto.